Ciao e benvenuto ai videocorsi dell'Associazione Culturale Maggiolino. In questo video impariamo a cercare in internet qualsiasi cosa. Nel video precedente abbiamo iniziato a fare qualche ricerca. Io ti indicavo là sopra l'indirizzo da mettere, che so, www.cantine.cantinefermate. E poi, una volta raggiunto il sito internet, noi ci cominciavamo a cercare le cose. Abbiamo cercato in questo caso il numero di telefono. Però cosa succede se io l'indirizzo internet non ce l'ho? Cioè se questo cantineferrari.it non lo conosco, come faccio ad arrivarci? Non necessariamente devo per forza leggerlo da qualche parte, lo posso anche cercare nel mondo internet. Quindi, quello che facciamo oggi è una ricerca completa, quello che ti renderà libero nell'utilizzo di internet, perché appunto si va sempre per cercare qualcosa. A chi ci rivolgiamo per fare le nostre ricerche? Ci rivolgiamo a siti internet particolari, siti internet che si chiamano motori di ricerca, quindi siti internet che per lavoro ci forniscono informazioni sui siti di nostro interesse. Uno di questi motori di ricerca, forse il più famoso, è Google, che è anche la nostra pagina iniziale. Per cui in questo caso, almeno per me sul mio computer, se premo la casetta, vengo riportato alla pagina iniziale del mio computer e trovo questo Google. Se nel tuo computer non è così, cioè se tu nel tuo computer ti trovi su un altro sito internet e la casetta non ti riporta a Google, devi scriverlo là sopra. Sopra fai clic, cancelli l'indirizzo vecchio e metti quello di Google, www.google.it. Quando premi invio, verrai mandato al sito internet di Google. Io adesso ci sono già e quindi non si vede nulla. Bene, Google è un motore di ricerca, è un sito internet al quale io chiedo delle informazioni e lui me le fornisce. In particolar modo in questa striscia qui bianca è il luogo dove noi andiamo a chiedere le informazioni che ci interessano. Ma prima di iniziare queste ricerche, mi preme farti sapere che Google non è l'unico motore di ricerca che troverai in internet, è uno dei più famosi, è uno dei più usati, ma non necessariamente l'unico. Quindi andiamo a vederne altri intanto prima di cominciare. Allora andiamo su un altro motore di ricerca. Cambio l'indirizzo là sopra perché lo so già, allora faccio clic, cancello, metto l'indirizzo del nuovo motore di ricerca www.virgilio.it e premo invio, enter o ok, insomma il tasto per mandare avanti la cosa. Eccomi qua. In questo caso arrivo sul motore di ricerca Virgilio, che è di proprietà Telecom, per cui quello che vediamo è messo in funzione da Telecom. E ci sarà della pubblicità, chiaramente, quindi anche questi motori di ricerca vivono con la pubblicità, vedi che. Ecco, Virgilio, a differenza di Google, è un motore di ricerca dove hanno pensato di inserire la barra della ricerca, quindi la casella dove noi andiamo a scrivere le nostre richieste di ciò che cerchiamo, ma anche hanno inserito notizie di vario genere. Il loro scopo è quello di dire: il nostro motore di ricerca ti piace di più rispetto ad altri perché forniamo anche notizie, ricette e via dicendo, e quindi vieni abitualmente da noi anziché andare da altri. E in questo modo loro guadagnano con il ritorno pubblicitario. Però Google e Virgilio sono due aziende diverse che fanno lo stesso lavoro in questo caso, cioè ci forniscono informazioni sui siti internet. E non necessariamente ciò che trova uno trova anche l'altro. In generale sì, i siti più famosi vengono trovati da entrambi, ma se qualcosa non dovessi trovarla su Virgilio, mi posso provare a cercarla su Google o posso provare a cercarlo su uno degli altri motori di ricerca che adesso vedrai.
andiamo su un altro motore di ricerca. Quindi quello che ci interessava che ci interessava vedere è che anche questo motore di ricerca ha la barra dove noi possiamo andare a scrivere ciò che cerchiamo. Cambio indirizzo là sopra. Clic, cancello l'indirizzo vecchio, www.bing.it. Premo invio e verrò mandato ad un altro motore di ricerca. Ecco, Bing è invece di proprietà Microsoft, quindi Bill Gates, il proprietario di Windows. Anche loro hanno deciso per un motore di ricerca semplice, quindi la barra della ricerca e sotto una fotografia, anziché lasciarlo bianco, una fotografia che cambia quotidianamente. E quindi oggi ci sono queste foche, domani potrebbe esserci qualcosa d'altro, o potrei addirittura cambiare l'immagine, probabilmente, ecco qua sotto con queste frecce posso cambiare l'immagine. Ma il succo è sempre quello. Google, Virgilio, Bing sono motori di ricerca e si utilizzano tutti alla stessa maniera, cioè ovvero scrivendo ciò che cerco all'interno della mia barra di ricerca. Ne vogliamo andare a vedere un altro, molto famoso. Allora faccio clic, cancello, ti do il nuovo indirizzo che è www.yahoo.it, l'urlo dei cowboy americani, yahoo.it. Premo invio. E andiamo. E anche questo altro motore di ricerca, questo qui in stile Virgilio, se vogliamo accomunarli, dove c'è la barra di ricerca e dove poi sotto ci sono le varie notizie, meteo, oroscopo e via dicendo, e nonché pubblicità. Quindi abbiamo visto che esistono vari motori di ricerca, questi sono i più famosi, ma ce ne sono tantissimi, vari motori di ricerca, e ognuno usa quello che gli piace di più. Google, che forse è il più usato, Virgilio, Yahoo, Bing, sono tutte aziende che fanno lo stesso lavoro. Noi per le nostre ricerche utilizzeremo Google, visto che è uno dei più utilizzati, facciamo questa cosa qui. Quindi io premo la mia casetta per tornare su Google in modo da poter fare la ricerca. Bene, a questo punto volevo spiegarti una cosa che ci portiamo avanti dalla prima lezione. Molte persone quando vogliono andare su un sito internet scrivono in questa posizione, cioè nella barra di ricerca, l'indirizzo e poi arrivano sul sito internet, anziché scriverlo là sopra. Allora, per esempio, se io scrivo qui www.arena.it, sito internet che già conosciamo, e poi premo invio, non vado al sito dell'Arena di Verona, mentre invece se io l'avessi scritto là sopra, cioè nella barra degli indirizzi, nel luogo corretto, a questo punto io sarei già sul sito dell'Arena di Verona. Avendolo scritto invece nella barra di ricerca, ho effettuato una ricerca relativa al sito Arena di Verona e in conseguenza di questa mi vengono dati dei risultati che adesso scorrendo la pagina io vado a vedere. Qual è il problema di questa cosa qui? Se io adesso tra questi risultati ne scelgo uno sbagliato, scelgo un sito diverso, quindi siti dove si parla di arena, ad esempio questo qui è www.fsiarena.it, clicco qui, non visualizzo il sito dell'Arena di Verona, ma visualizzo qualcosa d'altro. Per cui è più corretto scrivere l'indirizzo internet là sopra nella barra dell'indirizzo. Quindi se un amico mi ha dato l'indirizzo, se lo vedo scritto su un biglietto da visita, su un quotidiano, su una pubblicità in generale e ho esattamente l'indirizzo, lo scrivo là sopra, www.arena.it, perché è la via più breve, in quanto adesso io premendo invio arrivo direttamente al sito, quindi è la via più breve per andarci, ma anche e soprattutto sono sicuro di andare e vedere ciò che è previsto dalla pubblicità. Se invece lo scrivo nel motore di ricerca, ripetiamo, se invece lo scrivo nel motore di ricerca,
arena.it, impiego di più perché non arrivo subito al sito, ma soprattutto il rischio è che poi io vada a cliccare una voce non valida e quindi che io mi trovi a vedere qualcosa di diverso da quello che è previsto dall'annuncio pubblicitario o nelle intenzioni dell'annuncio, e quindi non, mi troverei a non capire la situazione. Bene, torniamo sul nostro motore di ricerca e adesso iniziamo a cercare. Premo la mia casetta, ecco perché Google è impostato spesso su molti computer come pagina iniziale, perché con un clic sulla casetta si ritorna alla pagina iniziale del proprio computer e quindi si ritorna al motore di ricerca preferito. Allora, il nostro scopo adesso è quello di trovare il sito internet del ristorante Ambasciata di Quistello, in provincia di Mantova, che è un ristorante molto famoso. È fondamentale a questo punto che noi diciamo a Google quello che cerchiamo e è fondamentale che noi scriviamo le parole giuste per raggiungere questo obiettivo, perché se io spiego male ciò che cerco a Google, come conseguenza mi troverò a non visualizzare le cose che mi interessano. Allora, abbiamo detto ristorante ambasciata di Quistello. Per adesso, per fare un esempio, io dico a Google ambasciata. Vedi che Google comincia a darmi dei suggerimenti, per cui se io volessi potrei anche andare e cliccare su uno di questi suggerimenti se dovesse essere di mio gradimento o se dovesse essere giusto per me, ma in questo caso non voglio accettare suggerimenti e scrivo ambasciata e basta. Ora premo invio, quindi il tasto che usavamo quando avevamo finito di scrivere l'indirizzo là sopra, quindi invio, ok, enter, il tasto con la freccia storta sulla destra del tuo computer. Premo invio e Google fa una rapida ricerca nei suoi archivi e mi restituisce tutti i siti internet che conosce che contengono la parola ambasciata, che oggi, quando io ho fatto questa ricerca, sono 2.140.000. E poi me li elenca qui sotto. Se io comincio a scendere la pagina, mi fa vedere tutti i siti internet che contengono la parola ambasciata e nel mostrarmeli mi mostra un titolo, una breve descrizione del sito e l'indirizzo internet in verde qua sotto. La parola che io ho ricercato, quindi ambasciata, è evidenziata in grassetto perché così in modo che io capisca che lui ha eseguito il suo compito. Gli ho detto ambasciata e lui mi propone tutti gli ambasciati. E qua, se noti, vediamo già ristorante ambasciata di Quistello Mantova. Facciamo finta di non vederlo per adesso, perché vogliamo approfondire il discorso. Quindi mi dà 2.140.000 siti. Me ne fa vedere alcuni. Poi mi dice, guarda, se in questa pagina non c'erano il sito che ti interessa, puoi provare a cliccare sulla pagina 2, dove ci sono altri risultati di questi 2.140.000 siti e avanti così. Un'altra cosa mi interessava farti vedere. Allora, torno indietro per tornare alla pagina precedente dove c'erano altri risultati, ma ancora non c'è nulla che ti possa far vedere. Va bene così, ne affronteremo quell'argomento, l'argomento pubblicitario in seguito. Bene, a questo punto allora ci diciamo, caspita, 2.140.000 risultati sono un po' troppi da spulciare per trovare il sito del ristorante. È il caso che io spieghi meglio a Google, al motore di ricerca, ciò che mi interessa e quindi aggiungo delle parole che dovrebbero focalizzare meglio quella che è l'oggetto della mia ricerca. In questo caso faccio clic lì sopra, cancello per comodità senza farti faticare in altro modo e scrivo due parole questa volta, ristorante, ambasciata. Perché non scrivo a questo punto ristorante, ambasciata, Quistello, Mantova? Perché dandogli tante informazioni, tutte queste informazioni devono essere pertinenti,
potrei trovarmi a non avere risultati, quindi ad avere specificato troppe cose. Quindi generalmente quando si fa una ricerca si parte generici e poi a mano se i risultati sono troppo vaghi si cerca di focalizzare quello che è la nostra ricerca. Bene, a questo punto posso premere invio come abbiamo fatto prima per lanciare la ricerca, oppure potrei, visto che la vedo, anche fare clic su questo tasto blu e su questa lente, cioè cerco. E allora adesso faccio clic sulla lente. Di nuovo il motore di ricerca esegue una ricerca e mi restituisce dei risultati. Anziché 2.140.000 come prima, ne trova 379.000. Benissimo, che sono comunque tanti. Comincio a scorrere la mia lista e vedo un po' quelli che sono i risultati. Allora, in questo caso si parla di ristoranti ambasciata, perché abbiamo specificato le due parole, ristorante e ambasciata. Allora, il primo, ristorante ambasciata di Quistello Mantova, beh, ti dico subito che questo è il nostro risultato ottimale, cioè quello che volevamo trovare. E da cosa lo capisco? Lo capisco dal fatto che nel titolo c'è scritto Ristorante Ambasciata di Quistello Mantova, sotto c'è scritto nella descrizione sito ufficiale del Ristorante Ambasciata di Quistello Mantova. Ma lo capisco anche da un'altra cosa, da questo, dall'indirizzo internet www.ristoranteambasciata.com, cioè un indirizzo internet molto pertinente con quello che è l'oggetto della mia ricerca, con quello che so essere il nome del ristorante. Perché ti faccio un esempio: se noi scorriamo, troviamo che ci sono altri siti del ristorante ambasciata, ad esempio questo, famoso ristorante Anquistello ambasciata. Caspita, se leggo la descrizione, il più famoso ristorante Anquistello, non solo ambasciata, è ristorante sinonimo eleganza, gusto e via dicendo. Questo sito ha proprio a che fare con il ristorante ambasciata, però non è il sito del ristorante. Questo è un sito di un'altra organizzazione o di un'altra persona che parla del ristorante, ne fa una recensione, ne fa una descrizione, via dicendo. Per cui se io vado a cercare informazioni relative al ristorante su questo sito, mi trovo ad avere informazioni che non necessariamente sono di prima mano, perché non sono state scritte dai proprietari del ristorante. Quindi se io voglio sapere, ad esempio, stasera se c'è aperto, preferisco andare a vederlo sul sito ufficiale del ristorante, piuttosto che su un sito satellite, diciamo, su un sito di altra gente che parla del ristorante, perché potrebbe non essere aggiornato. E da cosa me ne accorgo? Me ne accorgo dall'indirizzo internet. Qui in verde c'è scritto www.originalitaly.it, che non ha niente a che fare con il ristorante ambasciata, mentre invece l'indirizzo sopra era proprio pertinente, www.ristoranteambasciata.com, quindi è molto pertinente rispetto a www.originalitaly.it. Anche questo, anche qua sotto, ristorante ambasciata di Quistello, recensione. Recensione del ristorante ambasciata di Quistello. Anche qui si parla del ristorante, danno le opinioni e magari può essere utile andare a vederlo per sapere se si mangia bene e via dicendo, però sapendo che non è il sito internet ufficiale del ristorante. Infatti il loro indirizzo è www.qristoranti.it e anche questo nel nome non ha niente a che fare con il ristorante ambasciata. www.dissapore.com, altre cose, via dicendo, www.duespaghi.it per questo sotto, anche questo è un sito internet di recensione. Per cui attenzione, quando cerchiamo delle informazioni su qualcosa, cerchiamo di andare a prenderle dalla fonte più attendibile, perché le informazioni altrimenti potrebbero quasi arrivare al livello del sentito dire. Quindi è meglio se noi cerchiamo di andare alla fonte più attendibile per avere un'informazione più veritiera. In questo caso andiamo sul sito del ristorante ambasciata, quindi in alto, www.ristoranteambasciata.com. Se io però vado sull'indirizzo internet,
non viene fuori il link, cioè non posso cliccare, anche se io dovessi cliccare non succede nulla, perché in internet posso cliccare solo quando ho la manina. Quindi potrei o scriverlo là sopra, riportare, quindi cancellare, scrivere www.ristoranteambasciata.com, oppure invece il link è posizionato sul titolo, quindi sulla parte blu è sottolineata sul titolo, esce la manina, vuol dire che siamo in presenza di un link, e vuol dire che se io adesso premo, e premo, ecco, là sopra viene riportato l'indirizzo internet ufficiale del ristorante, www.ristoranteambasciata.com. Ed eccolo qua, potrebbe volerci un po' di tempo. La tempistica di apertura dei siti dipende un po' dalla tua linea di telefono, quindi se è di qualità oppure no, e in parte dipende anche da come è stato realizzato il sito, quindi è preoccupazione del tecnico cercare di far sì che il sito internet appaia molto velocemente, perché se impiega diverso tempo ad apparire, la persona seduta davanti al computer si stanca e spesso cambia sito prima ancora di averlo visionato. Bene, facciamo un riepilogo della lezione precedente. Siamo arrivati sul sito del ristorante, a questo punto vogliamo andare a vedere il numero di telefono. Anche qui ci viene proposto di entrare in italiano o di entrare in inglese. Noi entriamo in italiano. Eccolo qua, abbiamo detto che ci serve il numero di telefono. Non è che in tutte le ricerche cercherai un numero di telefono, tanto per il numero di telefono e indirizzo, e in alto c'è scritto contatti, e quindi ci basta cliccare su contatti e in questo modo otteniamo l'indirizzo email, l'indirizzo postale, i telefoni, chiuso la domenica sera e tutto il lunedì, e quindi sappiamo già che se oggi dovesse essere lunedì è inutile che andiamo al ristorante. Poi scorrendo la pagina si trovano foto e via dicendo. Bene, desidero tornare a Google per fare un'altra ricerca. A questo punto sai già che potremmo premere indietro, oppure sul mio specifico computer posso premere la casetta, perché la mia pagina iniziale è Google. Bene, ho finito col ristorante, adesso mi trovo a fare una nuova ricerca. Allora, vogliamo sapere oggi, in questo momento, chi è il sindaco di Pistoia. Perché abbiamo questa necessità di vedere il sindaco di Pistoia. Ok. A questo punto è fondamentale scrivere le parole giuste, abbiamo visto, perché in base a ciò che chiedo Google mi fornisce risultati, e quindi è importante pensare bene a cosa scrivere. Se io scrivessi sindaco Pistoia, quasi sicuramente ottengo le informazioni che mi interessano, però è anche un po' rischioso, perché se io scrivo sindaco Pistoia posso trovare risultati relativi al sindaco attuale, ma anche a sindaci passati di Pistoia, quindi trovarmi e visualizzare un nome di un sindaco, perché magari appare su un articolo di giornale, perché appare da qualche posto di Pistoia, che però non è quello di oggi. Quindi io devo pensare a chi posso rivolgermi per avere l'informazione più corretta possibile per quanto riguarda il sindaco di Pistoia? Beh, pensandoci un attimo, potrei chiederlo al comune. Se non lo sanno in comune chi è il loro sindaco, non so chi più del comune ce lo possa dire. E quindi scrivo comune. Potrei scrivere anche di Pistoia, ma quando faccio le ricerche, i di, del, con e via dicendo, si tende a non inserirle, perché altrimenti è una parola che deve entrare anche lei nella ricerca del sito internet. Quindi conviene scrivere le parole senza gli articoli. Quindi comune Pistoia, maiuscolo o minuscolo in questo caso non è indifferente. Premo invio e ottengo vari risultati sul comune di Pistoia. Vedi che girando ci sono vari risultati sul comune di Pistoia. Anche in questo caso mi preoccupo di scegliere quello più attinente, e in questo caso è il primo. Diciamo che Google cerca di
individuare quello che è il sito più rappresentativo in base alle parole che tu hai ricercato e tende a mettertelo tra i primi, in modo che tu non debba sfogliare 10 pagine prima di trovarlo, però insomma devi essere tu a guardare dentro. Quindi io vedo che c'è scritto Comune di Pistoia home page, che significa la pagina casa, pagina principale. Offre dettagli su organi, uffici, servizi e attività oltre agli atti e bandi di gara. Benissimo. E l'indirizzo internet è www.comune.pistoia.it, quindi è attinente con quello che è la mia ricerca, per cui sicuramente è il sito giusto. In questa posizione mi vengono dati dei sottomenu dove potrei andare a vedere la Biblioteca San Giorgio, bandi di gara, tutte le news. Molte volte si viene attirati da questi sottomenu, anche se io suggerisco di andare direttamente nella pagina principale e solo una volta che sono nella pagina principale guardarmi attorno e cominciare ad andare verso l'obiettivo di mio interesse. Quindi vado non sull'indirizzo perché non c'è il link, ma sul titolo blu, faccio clic e vado a vedere la pagina principale del Comune di Pistoia. Abbiamo detto che il nostro obiettivo è il sindaco, quindi scorro la pagina per guardare quelle che sono le informazioni. Non c'è molto, perché cioè non c'è molto, c'è molto, ma la prima pagina non è lunga, quindi è da scorrere, c'è poco da scorrere, e non vedo altro se non rivolgermi a il comune, che attiva un sottomenu dove trovo sindaco e giunta. Beh, mi dà fiducia perché a me interessa il sindaco. Quindi clicco. Benissimo, vedo che il sindaco e giunta, il sindaco è Samuele Bertinelli, è linkato, me ne accorgo perché era blu, quindi il colore è diverso rispetto al nero della descrizione, un po' mi attira, mi incuriosisce, e quando arrivo scopro che c'è un link, per cui posso cliccare per andare a vedere ulteriori informazioni. Eccolo qua, scopro oggi che è cambiato il sindaco rispetto alle ultime volte che ho fatto le lezioni, e quindi vedo che il sindaco di Pistoia oggi è Samuele Bertinelli. E poi sotto ci sono tutte le descrizioni. No, è sempre lui, ha cambiato la foto. Perché vedendo la descrizione scopro che vive con la compagna Aurora e la gatta Margot. Poi se ti interessava sapere il nome del gatto del sindaco, è Margot. Bene, con questo è tutto per le ricerche. Ti invito a fare un esercizio che trovi allegato nei vari video di ricerca, proprio perché attraverso questo esercizio tu puoi fare pratica, quindi cercare un po' di cose, fare dei ragionamenti per conto tuo. Nel prossimo video ci saranno le soluzioni a queste ricerche, quindi ci sarò io che faccio le ricerche che dovresti aver fatto anche tu. Buona giornata.